Loretta, 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 Loretta. Titolo di questa canzone forse non è il caso. Oceano. Oceano, l'avevo sospettato. Senti, tu sei perfezionista, sei molto autocritica, è vero? Sì, molto. Sì. Per esempio, ogni tua canzone, in ogni tua canzone ci metti un gesto particolare per contraddistinguerla, è vero o no? Sì, è vero. È vero, è una cosa naturalmente non studiata così a freddo, eccetera. Spontanea. Mi viene spontanea e poi cerco di ripeterla per focalizzare magari un momento di testo interessante. Perché adesso io ti vedo un momento come cantante, no? Sì. I cantanti te lo cancello. Si misurano i cantanti a dischi, no? Due anni fa era l'anno di Maledetta Primavera. Esatto. Maledetta Primavera che gesto caratteristico aveva quando cantavi la canzone? Dunque, fammi pensare. Uno era quello dei capelli ad un certo punto. E poi c'era molto questo. Sì, me lo ricordo. Voglia di stringersi, che poi è abbastanza. Era giusto con la canzone, sì. Con il testo. Sì. Poi, dunque, l'anno scorso, Mio prossimo amore. Sì. Lì c'era un gesto un po' più plateale, se non sbaglio. Sì, ce n'erano due. Uno era di mani, che era un po'. Sai, all'inizio faceva tum, 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 tum. Che faccio? Quindi è il cuore che pulsa di una donna innamorata. E allora il cuore l'ho identificato con questo. Con questo gesto. E poi c'era, di solito quando uno è molto felice, per dare questo senso di felicità allarga le braccia. Invece la mia felicità era talmente più grande dell'allargare le braccia che le stringevo per poi riaprirle e dire sarà più grande, stavolta deve essere qualcosa di... E quello è poi diventato un gesto, sì, caratteristico, visto, della canzone. Sì. Adesso per questa canzone che adesso hai cantato Oceano, c'era qualche cosa? Sì. O se, cioè sì, che cosa? Questa volta c'era soltanto un gesto come per dire... Me ne frega, sì, niente. Battiamoci, no, me ne frega niente, no. È una persona che dice anche se questa epoca non ci regala più favole, mi sembra che ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa. Sì. Insomma, non ci dobbiamo arrendere all'evidenza dei fatti. Ecco. Adesso parliamo di te invece nel complesso della tua attività. Mm. Perché la parte cantata è arrivata da qualche anno a questa parte, sì. Ma. Questa ragazza ha incominciato come ragazza prodigio, perché quanti anni avevi quando per la prima volta hai calcato un palcoscenico, sei stata in televisione, alla radio? 9 anni e mezzo. 9 anni e mezzo, ho cominciato a 9 anni e mezzo. Osteggiata dai genitori o incoraggiata? Mezzo e mezzo, perché mi comportavo bene a scuola, sai, quelle cose che fanno felice un genitore, io invece di giocare con le bambole giocavo con le telecamere. Ecco, infatti giocavo con le telecamere dirette da Anton Giulio Maiano, esatto. La nostra signorina Loretta Goggi. Ah no, signorina no, perché c'è signora, questa... Signora, prego. Tu sai che questa deputato Rossa ha detto che sì, all'inizio... Sì. Allora, la signora giocava con le telecamere dirette ad Oggi, ed era la Freccia d'Oro. Faceva la parte... Freccia Nera, scusa. Freccia d'Oro era contento. Con me, già. La Freccia Nera era la parte di una ragazza che si trasformava in ragazzo e poi veniva scoperta dal ragazzo, no, che non era un ragazzo. No, confessare io. Perché lui non... Proprio non se n'era accorto, tant'è vero che le critiche di quel periodo, eccetera, dicevano ogni settimana, ma qualcuno questo ragazzo lo deve svegliare. Perché io poi tra l'altro avevo 10 kg in più. E quindi diciamo che l'irrotondità femminile si stavano moltissimo. Ma vediamo com'era Loretta Goggi al tempo della Freccia Nera. Vediamo un po'. Abbiamo un reperto storico. La teleteca funziona. Io resto con te. Se riuscirai a fuggire, fuggirò con te. Altrimenti non voglio lasciarti, Dick. Mi dai una grande prova d'affetto. Ma è assurdo che tu per amicizia... Non è solo amicizia, Dick. Ciao. No, Dick. Joan Sedley. Ora voglio dirtelo che sono una donna. Joan... Che stupido! Abbiamo passato insieme tante ore. Ed è come se ti vedessi per la prima volta. Dammi un bacio, Dick. Quello è stato il primo bacio. Sì, il primo bacio... televisivo, sì. Il primo bacio televisivo. Sì.
Ma sai che ho letto in questi giorni che Jimmy Stewart a 74 anni, sì, a 74 anni, grande attore americano, sì, 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 ha detto che va ancora alla rincorsa, cioè rincorre le ragazze. Bellissimo. Forse non sa nemmeno perché, però lo fa lo stesso. Allora, questa è la parte, poi hai fatto tante altre cose come sì, attrice di prosa in televisione, sì, certo, no? Sì, sì. Poi a un certo momento, io so tutto, è un gioco della commedia, per caso è nata l'imitatrice, la fantasista, esatto, Loretta Goggi. Nacque per caso a Firenze nel corso di un programma radiofonico. Se caccia la voce. Mancavano dei cantanti, dice io li posso fare tutti, e così nacque questa esperienza di Loretta Goggi imitatrice. Oh, come spesso avviene in certi quadri, l'imitazione è meglio dell'originale. Addirittura. Guarda, ti faccio vedere una mina che hai fatto qualche anno fa e ti assicuro che avendo mina di oggi ci guadagna. Ecco, vedete, mina fatta da Loretta Goggi. Rivedere mettiamo il caso che ti sentissi stanco me. Quello che basta l'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Quante imitazioni puoi fare tu, Loretta? Ma quante sì, ne... Ormai sei un po' fuori abitudine. No, non è che sono fuori abitudine, non le ho mai codificate. Non ho un computer. Uno schedario. Sì, no. Assolutamente, le faccio secondo il personaggio, se è stimolante riesco a farlo subito. Oh, peraltro tu adesso farai un giro, uno spettacolo tutto sì, tuo, sì, a partire esatto, da quando? Dal 20 di dicembre, parto con 20 concerti invernali e 20 estivi. E nel corso dei concerti l'imitazione le fai? Certo. Lo spettacolo ma io è tutto. Non rinnego assolutamente niente di tutto quello che ho fatto fino ad oggi, assolutamente, fanno parte di me e sarebbe sciocco dimenticarlo. Ecco, forse questa cosa che ti faccio vedere adesso la rinneghiamo insieme. Ah, sì? Sì, 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 perché guardate come si cambia nel tempo e forse invecchiando si migliora, guarda, come il vino. Dici? Cioè, c'è una canzonissima del 1972. Quando un certo signor Edison inventò sì, l'elettricità e quindi furono abbandonati i lumi a petrolio, i lumi a gas e ci fu la lampadina elettrica, nacque questa canzone. Sti cori non ste parano, due lampadine elettriche s'appicciano, se stutano, se tornano a picciare. E amore che per spasso l'elettricista fa, stuta a me e appiccia a me, per me fa più consumare. E luce, 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 luce elettrica. E vabbè, un altro bacio, Questo è stato il secondo. Ne firmate tante. Sì, sì, il secondo bacio televisivo, bene. Adesso Loretta veniamo al tuo disco. Abbiamo visto la copertina all'inizio, questa sì, Venere botticelliana. Sì, esatto. Ha un titolo, come si intitola il 33? E pieno d'amore, pieno come d'amore. Il 45, anche perché dentro gli argomenti sono proprio attinenti all'amore per la vita, per la professione. Pieno d'amore è bello, è come andare al rifornimento di benzina, faccia un pieno. Ecco, però un pieno di carburante d'amore. Magari, anche poco, ecco, e va più lontano. Magari avessimo tutti quanti un pieno d'amore. È vero. Allora, la seconda canzone che ci regali, qual è? È pieno d'amore. Pieno d'amore, canzone mi leader. Leader del... Allora, facciamo il pieno d'amore e andiamo a tutto gas con Loretta Goggi. Grazie.